al Palacarrara, poi nel finale, visto che ha avuto qualcosa in più, come giudica questa gara? Allora, la partita è stata una partita, come ha detto lei, equilibrata sicuramente. Io sono contento dell'atteggiamento della mia squadra, dei miei giocatori, perché in campo non hanno lesinato impegno, agonismo e soprattutto hanno creduto fino all'ultimo momento, fino all'ultimo minuto, nel rimontare quel break che abbiamo preso. E soprattutto diciamo che ho visto da tutti un atteggiamento positivo. Oggi noi non avevamo Guariglia, che è un giocatore importante, però non voglio di questo togliere niente ai ragazzi che hanno giocato in campo, perché tutti hanno fatto il loro dovere e anche qualcosa in più. Noi oggi siamo stati un po' imprecisi al tiro e poi chiaramente abbiamo subito anche la fisicità di Pistoia, perché è una squadra che diciamo ha in questo una delle proprie armi più importanti. Direi che comunque la partita è stata sempre in equilibrio. Dal primo tempino, i due tempini centrali sono stati lì sempre punto a punto. Abbiamo subito quell'allungo che poi non siamo riusciti a riprendere verso il finale di partita. Però la partita è stata molto più in equilibrio di quello che magari possa sembrare nel punteggio. Puoi dirci qualcosa delle condizioni di McDuff? L'abbiamo visto uscire, tra l'altro, nei minuti più caldi Sì, della gara. Marquis alla fine, diciamo, i sanitari, i medici ci hanno tranquillizzato e diciamo che non c'è niente di preoccupante. La società, come sempre, adesso, diciamo, come ha fatto anche con me, tutelerà il ragazzo in tutto e per tutto, come ha sempre fatto, perché è una città di altissimo livello. Grazie mille, coach. Grazie a voi.